Oggi attività creativa, fondo borsa, fai da te, seguite il tutorial. Quello che vi serve è davvero molto semplice. Allora, vi servirà una bucatrice, forbici, una penna, un righello e una semplicissima tovaglietta in gomma Eva. Tracciate sulla tovaglietta la misura di cui avete bisogno. Potete farla piccola, grande, media, a seconda della vostra necessità. Io, nel mio caso, andrò a tracciare una riga di 16 cm, quindi con la penna e il righello vado a tracciare questa misura. Poi vado a tracciare dei piccoli segni di 6 centimetri che mi serviranno per la larghezza del fondo. Dopodiché traccio di nuovo una riga. Una volta tracciate le due righe, con qualcosa di tondo mi aiuto per chiudere le due parti. Quindi metto in questo modo, vi faccio vedere, così, e con la penna vado a tracciare un altro segno. Stessa cosa faccio dall'altra parte. E con la penna traccio l'altro segno. Ecco fatto. Questa sarà la misura del fondo borsa. Adesso intorno a questo modello traccio dei segni di 1 centimetro su tutta la base del disegno che mi serviranno poi per andare a tagliare. Quindi sempre con righello e penna tracciate tutto intorno dei segnetti di 1 centimetro. Così. Ecco qui, una volta pronto e avete tracciato tutti i segnetti con la penna, il vostro modello è pronto per essere tagliato. Adesso è il momento di usare la bucatrice per fare i fori sul nostro fondo borsa. Non faccio i segni perché semplicemente spingendo all'interno della bucatrice la base, non appena vedete che poggia, schiacciate per fare il foro in questo modo. La distanza sarà più o meno 1 centimetro. Continuate a fare così per tutto il giro, quindi io spingo il fondo borsa, faccio uscire più o meno 1 millimetro dopo il primo foro e mi regolo per fare il secondo e così via. Quindi schiaccio in questo modo, aspettate, adesso ecco. Usando questo sistema noterete che fra un foro e l'altro ci sarà la stessa distanza. E quindi non è necessario andare a fare i segni.
Ecco qui, il mio fondo borsa è pronto. Questo metodo fai da te sicuramente vi farà risparmiare qualcosa. Vi dico solo che questa misura che ho fatto io di 16 cm è per una borsa di dimensioni medio-piccola, però se a voi serve un po' più grande, basta con il centimetro, appunto con il righello, potete farla più lunga, 20, quello che volete voi, quello che più a voi vi serve. Vi do appuntamento nel mio prossimo video in cui appunto con questo fondo borsa vi farò vedere come iniziare il lavoro con l'uncinetto. Vi aspetto presto. E se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sei iscritto iscriviti appunto per video sempre nuovi e condividi con chi ti fa piacere. Da di tutto e di più è tutto e ti aspetto presto al mio prossimo video. Ciao a tutti!